Come avete visto, in questi giorni c'è stato il problema proprio della ricetta dematerializzata bloccata e quindi l'Italia si è un po' fermata. L'Italia si ferma, però per sapere le cause di questo noi abbiamo chiamato non al telefono, in videoconferenza, Paolo Misericordia da Porto Sant'Elpidio al mare, se non sbaglio. Sant'Elpidio a mare. Ah, Sant'Elpidio al mare. Sant'Elpidio a mare. Nelle Marche, lo saluto, che è il responsabile Information Technology della Finge Nazionale. Benvenuto. Salve. Allora, c'è stato un giovedì nero proprio per la dematerializzata. L'Italia si è fermata per 24 ore. Ma sì, abbiamo avuto grandi difficoltà, non è una novità perché oramai sono recensite su più fonti questo problema e abbiamo come al solito assorbito, perché noi ormai abbiamo una grande capacità di incassare, no? Siamo dei grandi incassatori, siamo diventati, e facciamo sostanzialmente per l'intero sistema, diventati un cuscinetto di ammortizzamento, un ammortizzatore importante, no? Rispetto alle cadute delle performance del sistema. E abbiamo anche obiettivamente abbiamo sviluppato una grande tolleranza che, per carità, adesso va molto di moda il termine resilienza. Siamo diventati particolarmente resilienti anche nell'affrontare tutte le questioni relative a un'informatica che mostra la corda, insomma, mostra diverse difficoltà. Il problema io che vorrei sottolineare ancora in questa occasione è come obiettivamente abbiamo accettato tutti i medici, soprattutto i medici di medicina generale, è stato accettato un sistema che viene chiamato di dematerializzazione della prescrizione, dove ancora una volta vale la pena risottolinearlo, non viene dematerializzato ancora niente. Perché è vero che c'è l'invio di un corpo elettronico della prescrizione, però in assenza della scomparsa della carta. E questo è obiettivamente un problema, è un grande problema, perché è la questione che non ha fatto percepire a tutti gli utenti, e quindi ci metto i medici di medicina generale soprattutto, che sono loro per la gran parte prescrittori, ma soprattutto i nostri pazienti, che l'evoluzione tecnologica di fatto non c'è stata, cioè non c'è la percezione che il sistema sia in qualche maniera evoluto, perché il paziente deve sempre andare dal medico, bisogna prescrivere sempre su questa carta, stampare un mare di carta che poi, insomma, con le tematiche ecologiche verso cui tutti siamo esposti, obiettivamente non ci facciamo proprio una bella figura, perché avremmo tutto pronto per poter veramente dematerializzare e siamo ancora costretti invece a rimanere agganciati alla materia carta. Questa storia ha provocato un processo lacrime e sangue dal punto di vista dell'adattamento degli studi che sono frequentati oramai da tanti medici, tante segretarie. Cioè, incrociare tutti questi dati, tutti questi promemoria che vengono mandati qua e là con 20.000 stampanti, poi c'è la stampante per la rossa, c'è la stampante per la dematerializzata, cioè è aumentata a dismisura la complessità. Non è stato un sistema che ha semplificato, ma ha provocato un aumento enorme della complessità. La storia dell'adeguamento ai nomenclatori, ragazzi, ci stiamo dimenticando quello, cioè come abbiamo fatto uno sforzo immane per adeguare le nostre prescrizioni a nomenclatori che sono stati fatti spesso e volentieri con atti burocratici non condivisi e quindi che hanno provocato anche qui altre penalizzazioni, altri motivi di sofferenza, altro tempo che se n'è andato, perché qui poi la merce che va in mezzo a tutta questa faccenda è il tempo. Tutto questo ha provocato, e ritorniamo adesso all'ordine del giorno, scusami Gian Piero se ho fatto una premessa un Era pochino doverosa, forse perché
Troppo, però credo sì che sia doverosa perché inquadra un pochino il calvario che appartiene a tutti noi medici di medicina generale. Quindi l'adeguamento ai nomenclatori è stato un altro bagno di sangue per tutta la categoria, che poi è appartenuta come dinamica quasi solo ai medici di medicina generale, perché è vero che poi dovrebbero prendere tutti su questi sistemi, eccetera, però sappiamo come sostanzialmente poi è il medico di medicina generale che deve fare. Ora, quindi, tempo immane che se n'è andato per adeguarsi e quando questi sistemi fanno cilecca, il tempo aumenta di molto, perché il problema qual è stato in una prima fase? La prima fase è stato rendersi conto che il sistema non riceveva e non è che siamo stati aiutati con informazioni. C'è stato il tam-tam tra i colleghi che ha fatto percepire che il sistema non stava ricevendo, Quindi il perché silenzio delle il istituzioni messaggio che non ci ha arrivava da aiutato. SOGEI, Giampiero, sai perfettamente qual era. Errore non gestito. Sì. Errore non gestito, che non significa un piffero. Non è arrivato chiaro il messaggio, guardate che non stiamo ricevendo, che SOGEI non sta ricevendo, per cui fermatevi tutti, passate tutti alla rossa e non perdete tempo a tentare. No, tutti abbiamo tentato, abbiamo cercato di capire quello che stava succedendo, le segretarie che chiamavano, i colleghi che chiamavano, le telefonate che arrivavano, nessuno poteva. Cioè, Un per caos, carità, sono non delle posso piccole dire. cose, no? Di fronte ai problemi che gestiamo, perché noi poi perdiamo con tutte queste cose, perdiamo di vista qual è la nostra missione fondamentale, quello di gestire le problematiche di Di salute dei nostri salute. pazienti, no? Quindi voglio dire, di fronte a questo tutto quanto è. Però è una roba che incide sul gestire serenamente le problematiche di salute dei nostri pazienti, perché ci ha Ecco, fatto perdere un mare di tempo. Quindi c'è un problema di carente informazione, non siamo stati informati, perdita di tempo enorme per capire. Resettare il sistema per prescrivere sulla rosa. Il problema è che era a fronte di un'informazione carente, il sistema andava pure a singhiozzo, per cui c'era un momento che andava e un altro momento che non andava, perché se quindi fosse stato chiaro, guardate, fermatevi, andate sulla rossa perché stiamo manutenendo, vabbè, se fosse stato percepito prima, magari in anticipo, no, si dice l'autostrada chiude e quindi passate su un'altra strada, per cortesia. Fosse stato fatto prima, sarebbe stato meglio. Se è vero che è stata una manutenzione programmata, il problema è che probabilmente non è stata programmata, è stato un inghippo che andava a singhiozzo. Però questi sistemi così complessi devono avere una modalità di comunicazione agli operatori che sia in qualche maniera intelligibile e propedeutica a una riadattare cosa, il sistema in un altro verso. allora una cosa volevo chiedere, ma dovrebbero avere sistemi di alert, ma dovrebbero avere un sistema di sicurezza, perché noi non è che dobbiamo fare un atto notarile che può essere rinviato. Lì c'è una ricetta di una persona che ha finito le medicine o un certificato di una persona che sta male e sta a casa. Non dovrebbero avere questi sistemi un sistema di emergenza che shifta su un'altra piattaforma nel momento in cui c'è il problema? Certo che sì, ma anche laddove non avesse questo sistema, l'importante è saperlo e saperlo chiaramente, in maniera tale che uno si organizza e si riadatta ad utilizzare un sistema alternativo, anche se questo sistema alternativo è poi complicato spesso e volentieri da percorrere, perché le ricette rosse adesso non sappiamo, questo è un altro mistero glorioso, non sappiamo per quale motivo stanno mancando, perché sembra che in realtà gli uffici regionali siano abbastanza pieni. Non vengono mandati in periferia, non sappiamo bene perché, probabilmente c'è una qualche strategia Ma su probabilmente questo. sono state ridotte la stampa e sono state prese meno ricette perché Ma c'era la guarda, a vena noi organizzata. risulta che ci siano dei magazzini regionali che siano colmi di queste ricette e non vengono consegnate nelle periferie proprio perché. Oddio, insomma, qui bisogna tener conto che i sistemi regionali sono invitati fortemente dal sistema centrale a far dematerializzare.
e quindi mettere a disposizione sostanzialmente poche ricette russe significa invitare di fatto Della all'invio derivazione, sì. della dimaterializzata, perché manca, però in questi momenti poi si ventilta. Ci sono medici che fanno 50 km per andare a prendere delle ricette e danno pacchi da 10, massimo 20 ricettari. Per cui c'è pure una difficoltà d'approvvigionamento sulla ricetta rossa, senza pensare poi a queste realtà dove addirittura la ricetta rossa, anche in questi momenti di difficoltà, non veniva accettata. A Sapete Napoli cosa è benissimo che successo, mi sembra, no? ci sono state delle realtà, follia pura per nostro conto, dove addirittura sembra che sia stata rigettata la ricetta rossa perché non più adeguata e non più congrua rispetto ai canoni di. Insomma, una situazione obiettivamente difficile che dovrebbe essere gestita con maggior efficacia e con meccanismi di maggior condivisione con chi, come al solito, è esposto in prima linea rispetto a questo sistema. Allora, però, Tra l'altro, sì. mi sembra, scusami, l'ultima Dimmi, dimmi. cosa che da quando poi è ripartito, sembrerebbe che la latenza tra l'invio e la stampa del promemoria sia un pochino aumentata. E quel pochino, se tu lo moltiplichi per centinaia e centinaia di invii al giorno che vengono fatti, alla fine della giornata il pochino conta. Cioè, c'è l'impressione che ci sia comunque un rallentamento nel processo proprio di dematerializzazione e di restituzione del promemoria cartaceo. Poi tutto questo si è Per complicato cui. anche nei sistemi. Io ho visto, adesso non so se poi è una realtà, perché poi noi ci sono arrivate fiumane di gente che ci chiedeva informazioni sul problema, che i sistemi che si interfacciavano col sistema regionale per fare la ricetta si sono riavviati più tardi che quelli che si collegavano direttamente al centro, e quindi si è creata ancora più Sì, confusione tra sembrerebbe regioni che avevano risolto e di altre sì. no. Sembrerebbe di sì, questo per un sistema dove i medici spesso e volentieri hanno delle contrattualistiche che prevedono dei vantaggi economici per dematerializzare, no? Per cui chiaramente c'è anche il problema del tirar fuori dal computo questo periodo che non è responsabilità del medico rispetto alla non dematerializzazione della ricetta, quindi Ecco, stanno. allora è successo. Pare che si sia rimesso in linea, però probabilmente bisognerà ricalibrare qualcosa o dovrete chiedere di ricalibrare qualche cosa. Ma a questo punto bisognerà trovare una soluzione affinché non riaccada questo problema, perché a questo punto, dal quadro che si è delineato in questi giorni, praticamente siamo su un filo di un rasoio. Come si derazza un po', si riblocca tutto. Ma adesso di preciso non sappiamo quello che è successo. L'importante è, credo che debba essere migliorata l'aspetto informativo. Cioè, il fatto stesso che noi non lo sappiamo già è un elemento che non va bene, è un elemento fortemente negativo, perché noi stiamo lavorando con questa piattaforma, siamo esposti fortemente nei confronti dei nostri assistiti, ci sono delle cose in ambulatorio che diventano sempre più tumultuose, dobbiamo essere informati su queste cose qui. Quindi, e quando accadono queste cose, devono essere lanciati dei warning che informano tempestivamente su quello che bisogna fare. Su quello che bisogna fare. Se c'è un annullamento del volo, dobbiamo capire quali sono i voli successivi, come ci dobbiamo muovere per non rimanere a piedi. E quindi questa qui è la cosa che chiediamo. Io credo che l'altro elemento importante è la questione della scomparsa del promemoria cartaceo. Cioè è una iattura che dobbiamo in qualche maniera anche qui cercare di superare. Qualche regione si sta avviando in quella
direzione lì, però siamo ancora lontani, lontanissimi come dal mai questa sarebbe farlo. allora l'eliminazione del promemoria, oltre che portare a un vantaggio generale, no? Porta anche un risparmio notevole di carta, perché poi la carta che noi usiamo è fatta in un certo modo. Carta, stampa, inchiostro, tutte cose Quindi che poi non servono a anche niente, dal che punto di sarebbe vista ecologico dimostrato tutti. potrebbe essere una cosa. Come mai Assolutamente non, sì. quali sono le cose che ostacolano come ultima cosa poi? Ma su questo anche c'è confusione, non c'è chiarezza. Sembrerebbe che, diciamo, la parte che fa riferimento al mondo della farmacia sta resistendo al superamento del promemoria. C'è un problema della collocazione delle fustelle, per cui il promemoria è una soluzione pratica dove poter raccogliere le fustelle che derivano dai farmaci erogati, quindi poter fare poi controlli, eccetera. Sembra perlomeno che una delle situazioni che maggiormente resistono sia riconducibile a questa situazione. Allora, io ringrazio Paolo Misericordia, speriamo che si risolvano tutti questi problemi, perché insomma in fondo la digitalizzazione, si parla tanto di digitalizzazione e poi ci si perde in un bicchiere d'acqua qua a questo punto. Vabbè, speriamo bene. Vorremmo Grazie, parlare, ringrazio Gian Piero, Paolo. di una evoluzione vera. La prossima volta sarebbe auspicabile vedersi per parlare di qualcosa che sta veramente evolvendo e non delle finte che creano degli ingorghi e degli impacci. Io ringrazio Paolo Misericordia, responsabile Information Technology della Finge nazionale. A colui ci sentiremo sicuramente presto. Grazie, Misericordia. Grazie a voi. Grazie.